Vogliamo un attimo spiegare come funziona quando voi andate a fare delle perquisizioni, come è accaduto ieri in casa di questo cinquantenne a San Giovanni Teatino. L'irrequietezza del cane vi ha messo su una buona traccia? Certamente, noi quando entriamo appunto nelle abitazioni, nei garage, innanzitutto quando entra il cane per la ricerca di armi ed esplosivi, i colleghi non hanno toccato niente, proprio per non inquinare la zona, perché chiaramente avendo la pistola potrebbero inquinare la zona. Il cane è entrato, ha iniziato a fare la ricerca e si è visto subito che era interessato perché avvertiva qualche odore forte. E poi è arrivato proprio nel garage, nell'autovettura della persona, ha segnalato proprio sulla parte destra vicino alla ruota di scorta con il seduto. Quando il cane antiesplosivo si siede vuol dire che o c'è qualcosa all'interno o c'è stato poco prima. Parliamo di cani, in questo caso del cane Chico, ma anche dell'altro cane, specializzati nel ritrovamento di droga, armi ed esplosivi. Perfetto, quell'altro cane è un pastore tedesco sempre, di nome Sissi, è un cane per la ricerca di droga. E quando quel cane lì ieri è passato sotto il condotto dell'aria, chiaramente era alta, però il cane ha iniziato a guardare verso l'altro, a battere la coda, perché il cane antidroga, diciamo, si comporta diversamente, si anima di più il cane, perché chiaramente non è pericolosa la droga, e ci ha fatto capire, insomma, che arrivava qualcosa dall'alto, e per quel motivo siamo andati a guardare dentro. Lei è il conduttore di questo cane, diciamo che però questi cani rispondono solo al conduttore. Certamente, il cane è personale, ognuno ha il proprio cane e la propria specializzazione.